Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video di Animal Crossing. Oggi torniamo con un bellissimo tour dell'isola, ma prima di cominciare ricordo a tutti che se avete un'isola incredibile dove avete speso tantissime ore di gioco con delle decorazioni pazzesche, potete scrivermi in privato su Instagram e Telegram mandandomi le foto della vostra isola. Se reputo la vostra isola bella, oppure con delle decorazioni incredibili, verrete scelti per fare un video come tour dell'isola. A questo punto direi che possiamo iniziare e andiamo a scoprire cosa ci riserva l'isola di oggi. Eccoci qua, siamo finalmente arrivati, ci sono due pacchetti per me, vediamo cosa contengono. Allora abbiamo parasole petalo, così siamo abbinati. Ok, perfetto. Direi che possiamo iniziare con questo tour. Guardate le statue di Volpolo, quelle false, hanno la loro utilità. Magari sono anche vere. Troviamo subito l'area da campeggio. Molto bello questo tavolo. L'ho sbloccato anche io finalmente. E devo dire che è azzeccato per l'area da campeggio. Addirittura l'area da campeggio dà sulla spiaggia. Da qui possiamo anche ammirare le stelle. Infatti troviamo dei pezzi di stella, così in riva al mare. Peccato che oggi piove, ma non fa niente. Ci piacciono lo stesso i tour dell'isola con la pioggia. Abbiamo l'ombrellina a tema ed è figo lo stesso. Mi piace che mi ha curato l'isola praticamente con ogni dettaglio, modello personalizzato. Il nostro amico Cane Canterino oggi ci canta una canzone. Attenzione, abbiamo un fan dei Targaryen. E questa è la piazza principale, che dà sempre sulla spiaggia. Molto belle le spiagge, sono semplici, senza nulla di... cioè non è troppo piena, è giusta, è fatta... mi piace perché è semplice. Troviamo un campo da pallavolo. Facciamo che c'è brutto tempo e la rete non c'è più perché il vento se l'è portata. Oh, attenzione, la spiaggia delle tartarughe. Oddio, quanto ci hai impiegato a trovare tutte queste tartarughe? Per trovarne una ci hai impiegato tantissimo. Qui troviamo una parte con i quadri di Volpolo. Secondo voi la Gioconda è fake? Mi sembra che non è la Gioconda fake. Non è fake! Cioè io ho trovato tre Gioconde fake. Vi ricordate la live della Gioconda fake, raga? Allora, qui troviamo poi un piccolo parco giochi. Oddio, che sono belli questi vasi. Guardate la cura di tutto, raga. Cioè, proprio i dettagli, i fiori messi gli stessi, i modelli personalizzati a terra. Carina questa zona. Molto bella. È bellissima questa zona, davvero. A confronto la mia isola sembra una cosa in disordine, proprio... Abbiamo un hotel, cioè che poi in realtà è la casa, forse è la terza casa, sì, infatti, o la terza o la seconda dell'account principale. Come se fosse un hotel per gli ospiti. Tutto bianco. Spero veramente... Oh, figa la statua della libertà. Anche io volevo fare tipo una zona così, con la Statua della Libertà. Questa è la zona commerciale. Qui troviamo tutti gli oggetti che è possibile trovare nel negozio di Mirka e Marco. Il negozio di Aghefilo. Con gli espositori. Carina questa idea. I camerini per trovare anche all'esterno. Ci stanno perfettamente. Oddio, le statue ci stanno tantissimo in giro per l'isola. O
questa statua l'avevo trovata anch'io da Volpolo, solo che non l'ho presa perché avevo preso la Gioconda fake. Questa è una piccola area spa, ok. È la spa questa. Fatta veramente... molto bene, completo spa, raga, guardate. Cioè, è proprio perfetto tutto al 100%. Bellissima la spa. Ci ha davvero impiegato tantissimo a fare quest'isola. Ripeto, a confronto, la mia isola è un'immondizia. Allora, non voglio sentirmi dire, cioè, non è per me un'offesa dire quest'isola è più bella della tua, raga. Cioè, sono la prima che riconosce che ci sono isole veramente belle. La mia isola non è bella, cioè, ancora è da fare proprio da zero. Oddio, zona scavi. Che figata. Qui troviamo il museo. Mi piace la posizione del museo qua sopra. È azzeccatissima. È azzeccatissima, raga. Con il fatto degli scavi proprio è bellissima questa zona. Qui troviamo l'altra spiaggia. No, vabbè, il modello personalizzato con tipo il gufo, non è un gufo, tipo vabbè con gli occhi, il naso. Quindi questo è una sorta di pub, volevo dire caffetteria con tipo libreria, vabbè, avete capito. E qui troviamo lo spazio NASA. Laboratorio, ok. Cioè, guardate quanto è grande questa parabola. Io ancora non l'ho presa con l'Emilia. Molto carina anche questa zona. Però la zona... devo dire che il museo è azzeccatissimo. Molto bella. Molto bella la zona del museo. E siamo ancora a metà, raga. Ancora manca metà isola. Sono molto belle le statue, danno veramente, riescono a decorare veramente bene l'isola. Qui credo sia una sorta di, come si dice, dove ci sono le piante. Non mi viene il nome. Negozio di piante, vabbè, è un negozio di piante. È tutto molto, molto elegante. Veramente wow, raga. Qui troviamo un'altra caffetteria. Orto. Oddio, anch'io devo fare l'orto sulla mia isola. Con tanto di bancarelle. Sono ovviamente divisi per frutta. Per frutto, vabbè, è la stessa cosa. Infatti qui troviamo tutte le ciliegie, tutte le pesche, eccetera. Zona ristoranti. Quindi qui troviamo il ristorante cinese. Oh, non riesco a sedermi. Vabbè, mi siedo nell'altro tavolo. Mangio da sola. Comunque questo tavolo è la fine del mondo. Oh! No, vabbè, raga, utilizzare il forno come treno è tipo geniale. È una genialata pazzesca. Fermata del treno. È veramente una genialata. Idea pazzesca. Qui troviamo ovviamente i binari. Finiscono qui, però ci sta. No, la cosa del treno è una genialata. Discoteca a mare, discoteca spiaggia, club, vabbè. Figata. Bellissima. Molto bella. Comunque i progetti Iceberg sono, credo, i progetti più belli. Cioè il set più bello che c'è attualmente su Animal Crossing. Cioè mi piace un sacco. E si sbloccano ovviamente nel periodo invernale. Quindi per questo la maggior parte di noi non li ha ancora sbloccati. Però sono una figata pazzesca i progetti Iceberg. Ogni volta che visito le isole mi viene voglia di rismontare tutto e ricominciare da zero e fare un'isola. Questo è un cimitero.
Quindi è molto bella perché comunque è riuscita a mantenere anche molto verde sull'isola. Mentre io ho fatto l'errore di proprio di riempire tutta l'isola, non mi era rimasto tanto spazio. Questa è la zona residenziale, troviamo le case degli abitanti. Che bella questa zona con le statue, raga. Cioè, le statue rendono veramente il tutto molto bello. Comunque questa è un'altra genialata, ho utilizzato degli armadietti messi al contrario per poi mettere le piante. Cioè, è una figata, è una genialata anche questa. Qui troviamo, credo che siano i progetti dello zodiaco, sì, mi sembra una cosa del genere. Altare per gli dèi, visto che comunque l'isola è a tema. Anche questa è molto figa come zona, molto bella. Vediamo chi ha come abitanti. Allora, Raimondo, Arancina, Cleo e Lucky, che è felice, vabbè, ovviamente. Marina, Ketchup, Ottavio, raga, un sacco di abitanti fighi. Tutti hanno Raimondo tranne me. Possiamo entrare, andiamo a scoprire la casa. Vediamo se è bella come l'isola. Sono l'unica a non utilizzare mai la bacchetta. Pigiama. Mi sembra giusto. Allora, molto elegante anche la casa. Questa è, ovviamente, chiamiamolo salone. Troviamo la TV, i divani, un normale salone elegante di una normale casa. Molto carino, ripeto, le cose semplici sono sempre le migliori perché quando carichiamo troppo, troppe decorazioni, eccetera, poi non rende. Questo è lo studio, che carino, raga, è bellissima questa stanza con la cosa dei trofei. Avrà sicuramente il grado massimo nell'Accademia delle Belle Case. Ah no, vabbè, il quadro di Marina, che carino. Bellissima, bellissima anche questa stanza. Vi ricordate sempre che ho una casa che fa veramente pena. Vi pago. Chi vuole decorare la mia casa, vi pago. La cucina. Wow, perfetta, raga. Perfetta. Bellissima la cucina. È perfetta, cioè nulla da dire alla cucina. Decorata proprio in maniera impeccabile. È perfetta la cucina. Andiamo a scoprire quest'altra stanza. O il bagno? Non lo so. È il bagno! Mamma mia, che bagno! Bagno di lusso. Madò, questa cosa cambia pure la luce. Non mi dice quanto pesa la bilancia, peccato. Anche il bagno è decorato in maniera impeccabile. Allora, la stanza giù sicuramente sarà una sorta di cantina, inventario. Vediamo cosa sarà. Oh, oddio, non me l'aspettavo, la sala giochi. Ma che cosa figa. Oddio, posso giocare davvero? Cioè, mi state dicendo che il flipper funziona davvero? Oh mio Dio, ma che figata. Voglio un flipper. Raga, è una figata pazzesca! Il flipper vi fa giocare davvero! Mi ha dato una buona idea per fare un minigioco. Il miglior record sul flipper, raga. Lo proviamo poi in un'altra live. Devo prima trovare il flipper. Attenzione, non ho ancora il flipper. Mi sembra che non l'ho sbloccato. Manca l'ultima stanza, che sicuramente sarà la sua stanza. Attenzione, vediamo cosa ci riserverà questa stanza. Oh, mamma mia, che carina! Che figa! Sembra
semplice, ma queste, il muro stellato, mi sembra si chiama così, o comunque se non si chiama così, ha le stelle. Carinissimo, bellissimo, troppo bello, bello. Bello, ripeto, le cose semplici sono sempre le migliori, mi piace tantissimo. Torniamo in piazza, quindi direi che probabilmente abbiamo finito il tour di questa bellissima isola. Veramente bella, cioè non c'è nulla da dire, cioè ripeto, in confronto la mia non è un'offesa per me, ma la verità è veramente bella. Ok, raga, direi che il tour si conclude qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di quest'isola. Non vi preoccupate di scrivere la tua è più bella, raga. Io non mi offendo perché è un dato di fatto che quest'isola è molto molto più bella. Spero che questo genere di video vi piace, soprattutto se avete un'isola pazzesca come questa e volete farla vedere a tutti. Vi invito a cercarmi in privato su Telegram o su Instagram o su Facebook. Poi io andrò a selezionare le isole più belle che mi fate vedere. Quindi a questo punto, nuovamente, vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!